Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo webinar organizzato nell'ambito della campagna informativa per una decarbonizzazione degli impianti di riscaldamento negli edifici in Italia di Kyoto Club e Legambiente. Ricordo per chi non avesse seguito i precedenti webinar che l'obiettivo di questa campagna è sensibilizzare appunto l'opinione pubblica, i cittadini e i decisori politici su questo importante tema. Oggi qui con noi ci sono Federico Musazzi, che ringrazio moltissimo, e anche Gabriele Di Prenda e Valentina Da Punti, buongiorno, che parleranno oggi a nome di Assotermica. Intanto, prima di dare la parola a Federico Musazzi, che farà una presentazione a nome di tutti e tre i relatori presenti oggi, e dopo il suo intervento, faremo un approfondimento anche grazie alle vostre domande che potrete scrivere in chat. Ve lo ricorderò anche adesso scrivendovi nella chat. Quindi vi ricordo che potete fare le domande, le aspettiamo anche con molto interesse, per approfondire poi successivamente, dopo l'intervento di Federico, che durerà circa mezz'ora, faremo un approfondimento sulle tematiche di cui parleremo oggi. Il titolo che abbiamo dato al webinar di oggi è Sistemi ibridi, e ve ne illustreranno ampiamente i relatori. Vi ricordo giusto brevemente che anche oggi pomeriggio faremo un approfondimento, ci sarà un altro webinar nell'ambito di questa campagna alle ore 15, faremo un focus sulle politiche europee per l'efficienza energetica degli edifici. Vi ringrazio molto i partecipanti. Tutti gli atti del webinar, come al solito, saranno pubblicati online sulla nostra pagina, sia del progetto che sul sito in home page, e inviati sulla nostra newsletter. Grazie molto e buon ascolto, buona visione. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie agli organizzatori per l'invito. Adesso spero di aver svolto correttamente la parte più difficile per me della presentazione, che è quella di proiettare nel modo giusto, però mi sembra che tutto sia in regola, quindi possiamo cominciare. Bene, grazie. Ottimo, grazie mille. Devo dire che mi fa molto piacere, ci fa molto piacere. Partecipare a questo ciclo di webinar, già l'avevamo fatto l'anno scorso e quindi è un'occasione importante per ribadire a un anno di distanza quello che sono i messaggi che già avevamo portato con le evoluzioni. E di evoluzioni durante quest'anno ce ne sono state tante, perché come sapete il tema della transizione ecologica è un tema su cui si sta discutendo molto e si stanno facendo molte cose, quindi abbiamo anche una certa responsabilità di affrontare questo argomento nel migliore dei modi. L'obiettivo è quello di parlare di sistemi ibridi e per farlo io partirei da quello che ci siamo detti l'anno scorso, ovvero come ci eravamo lasciati. E ci eravamo lasciati con una serie di messaggi relativi a che cosa significa per noi il New Green Deal, quindi questo grande, diciamo, movimento legato al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, dove, cosa nota, siamo nel pieno della decade decisiva, quindi le decisioni che noi prendiamo in questa decade, segneranno poi il raggiungimento o meno degli obiettivi fondamentali che abbiamo di decarbonizzazione. E in questo senso il Green Deal per l'industria che noi rappresentiamo significa diverse cose. Significa sicuramente agire sull'ambito dell'edilizia e cercando di accelerare la riqualificazione energetica degli impianti esistenti. Oggi, se vogliamo raggiungere questi obiettivi di risparmio energetico, di crescita delle fonti rinnovabili, di contenimento delle emissioni, bisogna fare assolutamente leva sul parco impiantistico, che è composto da milioni di apparecchi, molti dei quali sono ancora obsoleti e energivori. Quindi la primissima leva è quella di agire sulla riqualificazione del parco esistente. Farlo con un approccio che sia tecnologicamente neutro. Abbiamo un'industria forte che sviluppa tante soluzioni e
e questo va valorizzato. Quindi cercare di avere un approccio costante nell'alzare l'asticella sui requisiti delle macchine che vengono proposte al mercato, ma con un approccio che valorizzi questa eterogeneità. Ovviamente lavorare sul tema dei grandi centri abitati, della rigenerazione urbana, sulla qualità dell'aria e sull'impatto in termini di minor consumo del suolo. C'è tutto un tema che l'anno scorso timidamente ancora si stava affacciando e che adesso è nel pieno della discussione anche grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con l'economia circolare, quindi affrontare a tutto tondo durante tutto il ciclo di vita di un apparecchio le tematiche ambientali di sostenibilità con una vera responsabilità dell'impresa, non solamente dal punto di vista dei consumi dell'apparecchio. Ovviamente c'è l'aspetto relativo alla formazione e infine l'aspetto delle fonti rinnovabili. Fonti rinnovabili sono, diciamo, il must, quindi vanno assolutamente sviluppate, fatte crescere, abbiamo degli obiettivi stringenti. Noi fonti rinnovabili significa ovviamente non solo elettrico, che ha già delle traiettorie molto ambiziose, ma significa anche sviluppare i green gas, come vedremo nella trattazione che adesso vi illustrerò. Quindi questi sono temi su cui avevamo già detto delle cose l'anno scorso, su cui abbiamo lavorato quest'anno. Prima di entrare nel vivo, due parole su che è Assotermica. Assotermica è l'associazione che all'interno della Federazione Anima, quindi del vasto mondo della meccanica, rappresenta il comparto della climatizzazione invernale, della produzione di acqua calda sanitaria, ed è diversificata, organizzata in quattro grossi comparti che rappresentano le diverse anime del mondo della climatizzazione. Quindi il mondo del gas, dei generatori alimentati gas, il mondo delle rinnovabili, il mondo della componentistica e il mondo delle altri sistemi, diciamo, innovativi. All'interno di questi poi abbiamo gruppi di prodotto che lavorano sulle tematiche più verticali. Punto di forza, motivo di orgoglio dell'associazione è quella di rappresentare la quasi totalità del nostro settore. Allora, entriamo nel vivo della sfida della decarbonizzazione e parliamo di Fit for 55. Fit for 55 è il pacchetto varato dalla Commissione europea che si pone l'obiettivo di diciamo, concretizzare gli obiettivi del Green Deal e della transizione ecologica. Per fare questo, il pacchetto prevede di mettere mano a almeno 13 tra direttive e regolamenti, molte delle quali impattano in una maniera molto significativa per il nostro settore. Qui abbiamo voluto mettere un esempio di quattro tra direttive e regolamenti che hanno un interesse evidente per il comparto che noi rappresentiamo e che sono la Energy Efficiency Directive, Renewable Energy Directive, Emission Trading System e Energy Performance of Building Directive. Alcuni di questi strumenti legislativi sono noti, perché il pacchetto Fit for 55 partirà da quello che oggi conosciamo e provvederà ad aggiornare questi regolamenti direttivi. Altri sono delle assolute novità per il nostro settore, quindi la sfida è ancora più elevata. Il senso di questa immagine è quello di dire che da qui a luglio o settembre del 2022 si faranno molti dei giochi per capire poi concretamente come saranno scritte queste direttive e quali provvedimenti saranno contenuti al loro interno.
Quindi siamo passati da una fase di proposta da parte della Commissione europea a una fase, a questo punto, di negoziato più ampio che prevede il coinvolgimento anche del Parlamento europeo e del Consiglio europeo. E ovviamente l'Italia, essendo uno dei paesi più industrializzati, con il parco impiantistico più imponente, quindi con gli interessi in gioco più alti, dovrà avere un ruolo sicuramente da primo attore all'interno di questo contesto. Vediamo che cosa sta emergendo dalle discussioni in atto. Sta emergendo, o diciamo si sta confermando, un dato di fatto: gli edifici sono, diciamo, il target di riferimento. L'obiettivo è quello di far leva assolutamente sugli edifici, perché da lì che si passa, se vogliamo raggiungere la decarbonizzazione, e per farlo bisogna sicuramente mettere mano al parco dell'edilizia pubblica, quindi far crescere a valori importanti. Almeno un 3% degli edifici pubblici dovranno essere riqualificati annualmente. Bisogna avere degli obiettivi estremamente ambiziosi per quanto riguarda le energie rinnovabili, 89% al 2030. Bisogna incidere in maniera importante, specificamente nella parte di riscaldamento e raffrescamento, più 1,1%, sembra un numero basso, ma se lo andiamo a parametrare sul parco installato, che in Italia significa almeno 20 milioni di impianti, vi rendete conto che stiamo parlando di una crescita e una riqualificazione veramente importante. E poi dicevo, il pacchetto prevede anche delle cose nuove. Prevede ad esempio di estendere il meccanismo ETS, quindi il meccanismo che oggi è previsto per ambiti più industriali, anche al settore dell'edilizia, fissando un prezzo alla CO2 emessa in un meccanismo di quote che abbia l'obiettivo, da un lato, di ridurre le emissioni e dall'altro di far pagare invece chi produce più emissioni. E la grossa sfida è rapportare questo strumento anche all'ambito degli edifici. E poi, da ultimo, comunque, tra i concetti importanti, si parlerà ancora di NZEB, di edifici non solamente a energia quasi zero, ma a emissioni quasi zero, con una stop graduale, discontinuo, questo da capire, a tutte le forme di incentivi a carbone e al petrolio. Quindi l'impatto è un impatto molto molto grosso, e questo deve fare i conti con un aspetto legato al fatto che gli edifici non sono degli oggetti così semplici da semplificare. Il rischio è quello di banalizzare la discussione, quindi renderla solamente ideologica, senza tener conto di quello che è il vero panorama degli edifici. Noi abbiamo una situazione non solamente di impianti, ma proprio di tipologie di edifici che è estremamente eterogenea. Si passa dal cielo nella città, alla villetta, al capannone industriale. Quindi il concetto di one technology fits for all, una soluzione che vada bene dappertutto, indipendentemente dal contesto nel quale viene installata, non esiste. Non esiste dal punto di vista energetico, ambientale, di costi per l'utente, e non esiste neanche dal punto di vista della valorizzazione dell'industria, come dicevo prima. Quindi si tratta di alzare la famosa asticella che dicevo prima, ma tenendo conto della necessità di conciliare almeno tre obiettivi. Sono un obiettivo di minore impatto ambientale, di risparmio energetico e di minori costi in bolletta. Quindi questa è la grossa difficoltà. L'aspetto positivo è che non abbiamo un problema tecnologico. Fortunatamente la nostra è un'industria forte, e quindi non c'è, almeno in questo momento, o neanche in prospettiva,
il problema di dover rincorrere altri paesi che hanno delle tecnologie migliori delle nostre. Queste le abbiamo e siamo leader a livello europeo, insieme alla Germania, molto spesso siamo anche il primo paese su alcuni fronti. E quindi l'approccio tecnologicamente neutro che per noi significa passare da un paradigma di or a un concetto di end, quindi non esclusivamente una tecnologia o l'altra, una cosa meglio dell'altra, ma cercare di combinare, integrare le tecnologie e prendere il meglio da ciascuna di queste. Quindi questo è il grosso, diciamo, sforzo che dovremmo riuscire a fare e a far passare anche come messaggio, e iniziative come queste noi siamo convinti che possano aiutare. E in questo senso il motivo per cui siamo qui questa mattina, che è quello di parlare di tecnologie ibride, è a nostro avviso, diciamo, la condizione ideale, perché l'ibrido è la soluzione che sposa appieno questo concetto di end, ovvero riesce a combinare nella maniera migliore possibile, quindi ottimizzando le caratteristiche di una caldaia a condensazione, quindi una delle tecnologie più spinte per quanto riguarda il mondo del gas, con le performance di una pompa di calore. Una pompa di calore, sappiamo che ci sono pompe di calore gas, pompe di calore elettriche, diciamo, l'ibrido che oggi ha una presa molto forte sul mercato combina quindi caldaia a condensazione con pompa di calore elettrica. Facendo funzionare queste due unità funzionali, scusate il gioco di parole, in maniera combinata, ottimizzata, quindi non c'è un tasto on-off, prima funziona una, poi funziona l'altra, ma molto spesso c'è un funzionamento contemporaneo, c'è una logica che è pensata da chi mette questa soluzione, che noi amiamo chiamare in associazione factory made, quindi proprio proposta e pensata dal fabbricante, con questa logica, e che quindi ha questa, diciamo, peculiarità di integrare, di sposare perfettamente il concetto di integrazione. Il mercato sta rispondendo a questa soluzione, lo vediamo dai dati, più 220%. Se andiamo a affrontare i dati di vendita del 2021 rispetto al 2020, quindi è un dato straordinario. L'Italia è il primo mercato, quindi questo è un grande motivo di orgoglio. Abbiamo anche un supporto in termini di meccanismi di incentivazione, dall'ecobonus al bonus casa, al conto termico, che adesso è in fase di revisione, al super bonus, perché l'ibrido è contemplato tra le tecnologie che consentono di ottenere un doppio salto di classe. Quindi diciamo che stante un po' anche le ultime discussioni, quindi sempre un certo livello di incertezza che, ahimè, abbiamo vissuto sul tema degli incentivi, però adesso dovremmo avere veramente un assetto anche legislativo efficace per continuare sulla strada che ci siamo detti. Quindi questo è un risultato importante, e anche in prospettiva futura stiamo lavorando all'interno di altri regolamenti che non vi ho citato nell'ambito del pacchetto Fit for 55, ma che sono altrettanto importanti. Sono regolamenti verticali, incidono direttamente sul nostro settore, e nello specifico ecodesign e labeling, quindi progettazione ecocompatibile dei prodotti e etichettatura energetica, in questo momento sono in fase anche di aggiornamento, che richiederà qualche mese o qualche anno, quindi stiamo parlando di qualcosa che non è immediato, ma che uscirà in un prossimo futuro, ma che riconoscono all'ibrido una
definizione più specifica, che prima non c'era perché non c'era proprio il prodotto sul mercato quando erano stati pubblicati i primi regolamenti di ecodesign italiano, ma che oggi viene riconosciuta anche a livello europeo. E quindi la definizione su cui si sta lavorando è proprio quella di parlare di funzionalità ottimizzata tra i diversi tipi di generatori, di parlare di un master controller che abbia proprio l'obiettivo di supportare questa logica di funzionamento, e quindi diciamo il lavoro che stiamo facendo noi e che anche il legislatore a livello europeo sta riconoscendo è proprio quello di creare le condizioni anche in ambito di direttive e regolamenti che valorizzino l'ibrido. Recentemente abbiamo anche fatto un lavoro importante per noi, ma riteniamo per tutti i professionisti, per tutta la filiera, con l'Università di Pisa, dove abbiamo voluto valutare le prestazioni di diverse tipologie di soluzioni per il riscaldamento, cercando di avere una casistica la più ampia possibile, e quindi concentrandoci su una serie di simulazioni fatte in diverse zone climatiche, in diverse tipologie di edifici, dalla villetta non isolata a quella ben isolata, all'appartamento, al condominio di più grandi dimensioni, affrontando le prestazioni sia energetiche che ambientali che di tipo economico di diverse soluzioni. Stiamo parlando di uno studio che è durato diversi mesi, che ha portato a un'analisi su 76 casi studio, quindi una diciamo, valutazione sicuramente importante e svolta in autonomia con l'Università di Pisa, proprio dall'Università di Pisa, perché l'obiettivo nostro era quello anche di conoscere, diciamo, peculiarità e anche eventuali criticità dei diversi sistemi. La metodologia utilizzata è stata una metodologia ovviamente basata sul contesto normativo esistente, ma cercando anche di essere più aderente possibile alle reali condizioni di utilizzo di questi apparecchi, e quindi cercando di simulare anche dinamicamente, ora per ora, il funzionamento e le performance di queste soluzioni per il riscaldamento, andando a definire gli indicatori energetici, ambientali e di costo, perché si diceva prima. Proprio perché l'obiettivo, che è quello che ho detto all'inizio, è quello di cercare di capire quali possano essere le soluzioni più diciamo, efficaci sotto tutti questi profili. Una soluzione o più soluzioni diventano veramente win-win per tutti nel momento in cui vanno a diciamo, alzare o a consentire il progresso sotto tutti questi profili, quindi sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista ambientale, contenimento delle emissioni, che dal punto di vista del costo per chi deve poi, diciamo, pagare in bolletta il riscaldamento e la produzione di acquafabi sanitari. Lo studio ovviamente è a disposizione per chi lo vorrà conoscere in maniera più approfondita. Questa tabella sintetizza i risultati sulle diverse zone climatiche, facendo vedere appunto quali sono, come si posizionano le diverse tecnologie appunto sul contenimento, sul taglio delle emissioni di CO2, sul risparmio o sul consumo di energia primaria non rinnovabile e sulla spesa in bolletta. Il tutto è fatto in comparazione con una caldaia di tipo tradizionale, usata come benchmark, e prevedendo in questa semplificazione un raffronto tra caldaia a condensazione, pompa di calore elettrica, sistema ibrido, caldaia a condensazione con una miscela di idrogeno
al 23% nel combustibile e un sistema ibrido, anche questo con una miscela del 23% di idrogeno. Nel quadrato vedete che l'ibrido è, diciamo, la soluzione che meglio di altre si presta a incontrare o a valorizzare questi tre parametri, questi tre indicatori, quindi quello ambientale, quello energetico e quello di costo. Quindi facendo una media sulle diverse zone climatiche e sulle diverse tipologie di edifici, infatti abbiamo anche scelto edifici che siano rappresentativi con le loro caratteristiche di tutto il patrimonio edilizio nazionale, l'ibrido è una delle soluzioni, se non in molti casi la soluzione che incontra di più e valorizza tutti questi ambiti. E quindi questo è un, diciamo, motivo in più dal nostro punto di vista come industria per spingere, fare tutto il possibile per valorizzare questa soluzione e farla conoscere a tutti i professionisti, e dal punto di vista del legislatore dovrebbe essere anche un motivo per prenderla ancora più seriamente in considerazione come una delle tecnologie di punta sulla quale investire per concretizzare gli obiettivi del New Green Deal. Spingendosi un po' di più nelle tabelle, ma ribadisco, sono a disposizione per chi volesse approfondire, abbiamo qui evidenziato dei numeri alla base dei grafici di prima per far vedere quali sono questi risparmi. E se vedete, diciamo, tutte queste tecnologie, quindi il primo messaggio è che è supportato l'approccio multitecnologico, quindi valorizzare tutte le tecnologie è il modo migliore per avere dei segni meno quando vogliamo tagliare le emissioni, tagliare il consumo di energia non rinnovabile, tagliare i costi in bolletta. Quindi questi segni meno sono legati al fatto che stiamo parlando in ogni caso di tecnologie che devono essere valorizzate e che portano un beneficio. All'interno di queste, la combinazione caldaia condensazione più pompa di calore, ma aggiungerei la combinazione intelligente tra caldaia condensazione e pompa di calore, quindi l'ibrido, è quella che, lo vedete dai numeri, dà i risultati tra i più interessanti. E qui citiamo tra gli esempi il caso di un appartamento in un condominio piuttosto che una villetta, non isolata, non ben isolata, oppure ben isolata, con caratteristiche, diciamo, legate alla legislazione più recente. C'è un altro aspetto che abbiamo preso in considerazione nello studio, che è stato quello di valutare quale potesse essere l'apporto anche di miscele crescenti di idrogeno nella rete, e quindi capire come quali possono essere i benefici nel parlare veramente di prodotti hydrogen ready, green gas ready, e quindi capire come questi prodotti su cui l'industria è pronta, di fatto questi prodotti già oggi possono essere in grado di funzionare con miscele di gas rinnovabile, e l'effetto sarebbe anche quello di avere un beneficio sulle emissioni. Quindi siamo andati a vedere come le emissioni di NOx al crescere delle miscele di idrogeno in rete, e quindi al crescere della quota di green gas che la caldaia a condensazione in questo caso, ma anche una pompa di calore a gas o un ibrido utilizza, impatta sugli NOx. E l'impatto è importante perché si vede che con una percentuale stimata di un 23% di idrogeno a
ad alimentare la caldaia, gli NOx diminuirebbero di un 40% rispetto alla, con i prodotti da una caldaia a condensazione, che già ovviamente è molto spinta dal punto di vista del taglio delle emissioni rispetto al benchmark, quindi delle caldaie di tipo tradizionale. C'è tutta una modellazione che è stata fatta, che vi risparmio in questo momento, ma in base a concetti di fluido dinamica, di modellazione di fiamma, che sono dietro queste tabelle, che però sintetizzano bene questo concetto. Mi avvio, sperando di essere nei tempi, ma per lasciare poi spazio anche ai colleghi, alle domande, alle conclusioni. Le conclusioni mi auguro che siano, diciamo, in qualche modo già emerse dalla trattazione che ho fatto. E quindi un primo concetto è quello di avere una conferma importante, assolutamente non scontata, ma importante, che è possibile oggi creare una sinergia tra risparmi economici e obiettivi ambientali ed energetici. E abbiamo visto che l'ibrido può essere una soluzione concreta che avvicina questi tre ambiti: energetico, ambientale, economico. L'approccio multitecnologico è, dal punto di vista di tutti i soggetti, quindi decisore politico, industria, utente finale, l'unico vero approccio win-win. Questo non vuol dire ovviamente alzare l'asticella deve essere alzata, le rinnovabili devono essere, diciamo, devono essere fatte crescere, ci sono tecnologie che hanno ovviamente delle potenzialità molto più alte di altre, ma la neutralità tecnologica è un aspetto fondamentale. L'ibrido è una conferma, anche grazie ai risultati diciamo che noi abbiamo fatto con lo studio, e che ribadisco hanno un aspetto importante, quello di non fermarsi a una valutazione teorica, ma di andare a vedere come effettivamente si comportano le soluzioni una volta installate, quindi dinamicamente nel tempo. L'ibrido peraltro ha la caratteristica anche di essere una soluzione flessibile, quindi molto ben adatta al patrimonio edilizio esistente, senza dover intervenire in maniera importante sulla parte impiantistica. La soluzione ibrida si sposa con quello che già esiste, quindi anche in termini di costo di installazione è una soluzione sicuramente molto molto interessante, e ovviamente si inserisce benissimo in, diciamo, le discussioni su cui adesso c'è una grandissima attenzione, quindi di sicurezza energetica, spostando il mix energetico e dovendo far crescere diciamo da un lato il vettore energetico, le rinnovabili, conseguire determinati obiettivi di decarbonizzazione, è ovvio che si pone anche un problema di sostenibilità della rete, e quindi l'ibrido, riuscendo a dialogare anche con la rete e a ottimizzare il funzionamento, gestendo anche picchi di carico, è una delle soluzioni sicuramente interessanti. Quindi questa è un'argomentazione su cui noi come associazione stiamo lavorando molto, e l'idrogeno certamente è una prospettiva su cui la nostra industria crede. Noi non siamo convinti che l'idrogeno abbia delle potenzialità solo nei cosiddetti settori hard to abate,
ma siamo convinti che ci siano delle potenzialità vere anche nell'ambito dell'edilizia. Anzi, siamo convinti che l'edilizia sia un settore hard to abate, in un certo senso, proprio perché abbiamo visto che è un settore difficile da diciamo, sintetizzare con una visione troppo semplicistica, il rischio è quello di una banalizzazione. E quindi il tema dei combustibili puliti e dei green gas è un tema su cui bisognerà investire anche in questo ambito. E da ultimo, come spunti, così magari ci ritroviamo anche l'anno prossimo per discutere nuovamente, noi stiamo ampliando lo studio con una considerazione anche di altre tecnologie che in una prima fase non erano state contemplate, quindi per dare una diciamo, considerazione a 360 gradi di tutto quello che stiamo facendo. Faremo anche delle misurazioni in campo proprio per incrociare i dati con le simulazioni, quindi misurazioni effettive delle varie soluzioni. Stiamo lavorando nei comitati tecnici per supportare metodologie quasi statiche, quindi che misurino le performance degli edifici nella loro diciamo mutare dinamicamente ora su ora, e quindi anche un aggiornamento della normativa che deve in alcuni aspetti valorizzare meglio e rispecchiare meglio quello che sono diciamo le caratteristiche degli edifici. Stiamo lavorando alla revisione del conto termico, ancora non ha inciso come dovrebbe, che già sarebbe dovuto uscire, speriamo esca al più presto con un rafforzamento di vari strumenti di incentivazione, e naturalmente diciamo, sperando di avere la stabilità dovuta sul meccanismo degli incentivi, stiamo lavorando anche un testo unico che riorganizzi e semplifichi tutto quanto. Su questo io vi ringrazio, rilascio la parola a Clementina e sono qui ovviamente. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Federico. Allora, io intanto invito a ritornare in video anche Gabriele e Valentina, Gabriele Di Prenda e Valentina da Conti, per avviare l'approfondimento. Sono arrivate già delle domande da parte dei partecipanti e invito anche gli altri a porre le domande per approfondire dei temi. Intanto, allora, una domanda per Gabriele Di Prenda. Quali sono i prossimi passi che l'industria dovrà fare per agevolare ulteriormente lo sviluppo degli ibridi in un contesto di decarbonizzazione? Sì, grazie Clementina. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Spero che mi sentiate bene. Avevo qualche problema di connessione fino a poco tempo fa. Perfetto, ok. Eventualmente disattivo la videocamera se mi segnalate che c'è qualche problema di audio o di comunicazione. Allora, i prossimi passi sono velocemente accennati nella slide che state ancora proiettando. Prima di entrare nel merito di questi e delle altre iniziative che come industria avremo intenzione di portare avanti nei prossimi mesi, ritengo opportuno tornare su uno degli aspetti che il dottor Musazzi ha correttamente evidenziato nella sua presentazione, ovvero quello della neutralità tecnologica, che per noi è uno degli aspetti fondamentali per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione che non soltanto l'Italia, in generale tutta l'Europa si è data da qui ai 2030 e al 2050. La neutralità tecnologica è fondamentale perché, come è stato fatto presente durante la discussione, durante la presentazione, non esiste un'unica soluzione valida per tutti i contesti. Quando parliamo di contesti parliamo di territori, parliamo di ambienti climatici, differenti ambienti climatici, parliamo di differenti edifici con caratteristiche geometriche, tecniche, di materiali, una differente dall'altra. Parliamo di abitudini delle utenze,
parliamo di differenti abitudini anche da popolazione a popolazione. Quindi quello che gli inglesi parlano di silver bullet, no? Quindi non esiste una pallottola d'argento che ci permette di risolvere tutte le problematiche, di arrivare all'obiettivo con un'unica soluzione tecnologica. Questo è il primo punto. La neutralità tecnologica è anche fondamentale perché, lo stiamo vedendo purtroppo in questi giorni, le problematiche politico-sociali possono da un momento all'altro cambiare quelle che sono le prospettive di crescita di un settore piuttosto che di un altro, perché mettono in difficoltà, non so, il mercato energetico, senza dubbio, ma pensiamo anche all'approvvigionamento dei materiali, delle materie prime che servono per sviluppare certi settori. Quindi avere una multisoluzione, una soluzione, molteplici soluzioni che possano essere utilizzate per rispondere al meglio a quelli che sono gli obiettivi desiderati di decarbonizzazione, la riteniamo una cosa fondamentale. E in questo contesto l'ibrido diventa, noi siamo convinti che sia, una delle soluzioni tecnologiche da prendere in considerazione insieme a tutte le altre che già si conoscono, come ad esempio il mondo delle pompe di calore, come ad esempio le pompe di calore a gas, tutte quelle soluzioni che già sono state più volte presentate, ribadite. E per far sì che l'ibrido diventi una di queste alternative tecnologiche, riteniamo che bisognerà lavorare, come industria, dovremo lavorare su due fronti. Allora, da un lato continuare con la divulgazione della tecnologia, perché dai numeri effettivamente, soprattutto in Italia, cominciano a rendersi conto, il mercato si comincia a rendersi conto delle peculiarità, delle caratteristiche della tecnologia ibrida e ci sono dei segnali molto positivi in termini di crescita di mercato. C'è però da tenere presente un aspetto che è ancora una tecnologia non perfettamente nota. Spesso la si confonde con soluzioni che sono delle semplici combinazioni di differenti generatori di calore effettuate sul campo, cosa che invece la tecnologia ibrida di cui noi oggi stiamo parlando non è. La tecnologia ibrida di cui parliamo oggi va più intesa come un prodotto a sé stante, un prodotto con una sua logica di ottimizzazione che permette di garantire il massimo dei risultati in termini di funzionamento, in termini di prestazione di quello che sono i generatori di cui è fatto, quindi la pompa di calore e la caldaia nello specifico. Altresì garantisce i livelli di sicurezza desiderati per un prodotto per ottenere la marcatura CE. Quindi ci sono questi aspetti che vanno ribaditi, che devono essere presi in considerazione. Quindi da un lato divulgare meglio, far conoscere meglio la tecnologia e per far questo è importante avere anche azione, portare avanti delle azioni anche sul fronte legislativo e normativo. Per questi due fronti una delle cose fondamentali è avere dati e avere informazioni, è avere evidenza che effettivamente la tecnologia ha delle sue caratteristiche, ha delle sue peculiarità e può essere presa in considerazione in determinati contesti. Ripeto, non necessariamente sarà sempre la tecnologia vincente, perché la neutralità tecnologica vuole proprio rappresentare questo, la neutralità tecnologica vuole proprio rappresentare la possibilità di utilizzare la tecnologia più opportuna nel contesto più opportuno, nel contesto in cui si sta discutendo, che si sta prendendo in considerazione. Quindi c'è da lavorare sia a livello normativo, legislativo e anche a livello divulgativo. E per far questo dobbiamo raccogliere dati, dobbiamo far vedere quello che la tecnologia può fare. E una delle prime iniziative per cui che potete vedere evidenziate nella presentazione, nella slide, è proprio quella di proseguire con questo studio, con questa analisi, continuare con le nostre simulazioni, continuare con diciamo l'applicazione di la valutazione di certe tecnologie ibride piuttosto che altre, caratteristiche differenti, contesti differenti, in modo tale da avere un bagaglio di dati sufficienti per poi dopo portare queste informazioni sia nell'ambito divulgativo per far vedere quello che la tecnologia può fare, sia nell'ambito tecnico, legislativo, normativo e legislativo.
insieme a queste simulazioni, che di fatto sono comunque delle simulazioni sulla carta, fatte chiaramente con strumenti di alta tecnologia, quindi con personale qualificato, come possono essere realtà universitarie o centri di ricerca e quant'altro, riteniamo opportuno che queste simulazioni, queste analisi, questi studi sulla carta vengano accompagnati da delle evidenze concrete, da delle evidenze reali. Ed è quindi il motivo per cui una delle prossime azioni che porteremo avanti come Assotermica, come associazione del rappresentante del settore industriale del comfort termico, è proprio quella di andare ad effettuare delle misure sul campo, delle verifiche sul campo, che quanto è emerso dalle analisi tecniche, dalle valutazioni tecniche e teoriche, corrisponda effettivamente alla realtà in termini di consumi energetici, in termini di prestazioni energetiche dell'abbinamento sistema, dell'abbinamento esatto edificio-impianto, in questo caso l'impianto servito da apparecchiature ibride. Tutto questo lavoro servirà appunto, come dicevo prima, per la campagna divulgativa, servirà per il mondo tecnico, normativo e legislativo. In particolare, anche faceva menzione prima il dottor Musazzi, è opportuno lavorare per individuare, per determinare una metodologia di valutazione delle performance per i prodotti ibridi che sia la più adeguata possibile, che sia la più possibile corrispondente alle reali condizioni di funzionamento di queste macchine. Il dottor Musazzi parlava prima del riconoscimento che la tecnologia ibrida ha avuto a livello europeo nell'ambito dei lavori sulla revisione del regolamento ecodesign e del regolamento dell'etichettatura energetica, che dovrebbe vedere la luce, questa revisione, intorno al 2024-2025. In tutto questo periodo, che da ora in avanti, fino a al momento in cui i nuovi regolamenti verranno pubblicati, c'è da fare un grosso lavoro di ottimizzazione delle metodologie di valutazione delle performance, di individuazione di quelli che sono i benchmark, i valori delle varie tecnologie e quant'altro. E in questo contesto, quindi, il lavoro che noi porteremo avanti di analisi, di studio, di cui parlavo prima, ci sarà utile per far sì che la metodologia di valutazione delle performance che verrà adottata per le tecnologie ibride ne riconosca le peculiarità, il fatto appunto che, come dicevo all'inizio, non stiamo parlando solo di un abbinamento di due generatori a sé stanti, ma di un vero e proprio prodotto che quindi ha le sue caratteristiche, le sue modalità di funzionamento e i suoi vantaggi, le sue peculiarità, insomma. Questo servirà quindi, questa valutazione, lavorare per una corretta valutazione delle performance di questa tecnologia, servirà non soltanto a livello europeo, ma potrà essere utilizzata anche nell'ambito nazionale. Pensiamo ad esempio alle evoluzioni legislative nell'ambito dell'edilizia, con i metodi di calcolo di valutazione delle performance energetiche degli edifici. Avere una metodologia il più possibile vicina al reale funzionamento e che riconosca, non tanto premiare, non è una questione di premiare, è una questione di riconoscere come effettivamente questa tecnologia lavora, non potrà che essere utile ai fini del lavoro che poi dopo il legislatore nazionale dovrà fare, sia nell'ambito delle politiche, delle legislazioni sull'edilizia, dei regolamenti edilizi, ma anche nell'ambito delle politiche energetiche, perché avere un effettivo riscontro di quello che può essere il vantaggio in termini di risparmi energetici, di riduzione delle emissioni che una certa tecnologia ti può dare, sarà sicuramente utile al legislatore. Parlando di legislatore, c'è anche l'ultimo punto, ovvero quello di andare a mettere mano a tutte quelle che sono quelle forme legislative, come ad esempio gli incentivi, per garantire che si abbia un corretto riconoscimento della tecnologia, quindi far sì che l'incentivo sia equiparato all'effettivo contributo che ogni tecnologia può dare. Parliamo quindi anche non soltanto di incentivi, ma come dicevo prima anche di regolamenti edilizi, ma anche poi di politiche sulle rinnovabili o sulla decarbonizzazione più in generale, perché il fatto che si stia parlando di una tecnologia in cui non esiste un solo vettore energetico e altresì
uno dei vettori energetici, quello che solitamente viene inteso come il combustibile fossile, potrebbe tranquillamente essere sostituito da un combustibile rinnovabile, e in futuro non lo sappiamo quello che potrà essere il vantaggio, il mercato, la crescita di queste, di questi vettori energetici. È opportuno che nell'ambito legislativo sia già messo in conto che c'è anche questa tecnologia e che in futuro potrà avere il suo, potrà dare il suo contributo. Questo, ecco, era il mio focus, il mio approfondimento su quelli che dovrebbero essere i prossimi passi, quelli che saranno i prossimi passi dal lato dell'industria a favore della tecnologia ibrida. Grazie, grazie mille anche a Gabriele Di Prenda per questo focus. Nel frattempo sono arrivate anche alcune domande, in parte toccate anche da questo approfondimento di Gabriele. Infatti, un partecipante chiedeva, ritornando all'approccio tecnologico neutro, se citato anche da Federico Musazzi nel suo intervento, se si possono avere degli esempi specifici. Prima di passare la parola invece a Valentina, non so se volete toccare brevissimamente questo punto. La presentazione che ha fatto vedere prima Federico, mettendo a confronto lo studio che abbiamo condotto con l'Università di Pisa, che ha messo a confronto differenti tecnologie tra loro, è l'esempio forse più calzante adesso che mi viene in mente, perché è fresco, diciamo, l'abbiamo visto poco fa. Potete ben vedere, poi dopo nella documentazione che vi verrà resa disponibile, come in certi casi soluzione tutta elettrica sia la soluzione da preferire, in altri casi una soluzione ibrida sia la soluzione da preferire. Questo a seconda della tipologia di edificio, delle condizioni climatiche e delle tipologie di utilizzo che ne vengono fatte di questi prodotti. Quindi l'approccio tecnologico neutro è proprio questo, cioè andare a trovare qual è la soluzione migliore per il contesto su cui si sta lavorando. Quando parliamo di approccio tecnologico neutro, va anche stabilito a priori qual è la priorità, scusatemi la ripetizione della parola, cioè ogni intervento, ogni attività ha in sé una priorità. Per qualcuno la priorità potrebbe essere ridurre le emissioni inquinanti. Ok, allora ci sarà una determinata soluzione che in quel contesto sarà la migliore di tutte. Per altri potrebbe essere una questione economica, cioè devo pagare meno bolletta. Devo pagare meno bollette energetiche. E allora forse per quel contesto specifico la soluzione potrebbe essere un'altra. L'importante è avere uno spettro di scelte sulle quali poi andare a individuare qual è la soluzione che più si adatta all'esigenza del cliente di turno. Grazie. Ok, poi alcune domande che più o meno, insomma, a cui in parte avete risposto, magari le rileggo, le riformulo. Intanto per dottoressa Da Punti, allora è stato sottolineato che l'ibrido può giocare un ruolo per la decarbonizzazione, grazie all'elevata flessibilità e anche in prospettiva di uno sviluppo di sistemi multi-energia. Quali sono le prospettive in tal senso, anche legate al dibattito sulle potenzialità dei green gas e dell'idrogeno? Sì, come abbiamo visto nei due interventi che mi hanno preceduto, gli ibridi presentano innumerevoli vantaggi e senza dubbio hanno un ruolo chiave nel processo di decarbonizzazione. In primo luogo perché è una tecnologia disponibile, tecnologia che abbiamo oggi, che viene installata con successo e che rende immediatamente fruibili le sue potenzialità su qualsiasi tipo di impianto. Quindi immediatamente, nel momento in cui sostituiamo un vecchio generatore, magari una caldaia che ha 30 anni e che aveva un'efficienza che è del 30-40% inferiore rispetto all'apparecchio che andiamo a sostituire, abbiamo un'immediata riduzione dei consumi di gas, abbiamo uno spostamento di una quota di consumi verso l'elettrico, che è un po' l'orientamento che ci ha tracciato anche la Commissione europea, no? Aumentare, andare verso l'elettrificazione, quindi aumentare anche i consumi di della parte riscaldamento, cioè non aumentare, spostare i consumi di riscaldamento verso l'elettrico e riduzione immediata di emissioni di CO2 e dei consumi energetici complessivi a parità di comfort termico, perché, come diceva il collega Gabriele un attimo fa, il collega Di Prenda, la scelta della tecnologia viene fatta in base alla priorità, al focus, a quello che è l'obiettivo principale, ma l'obiettivo
principale, al di là di tutto, è sempre quello di garantire il comfort termico all'utente finale. Quindi non posso pensare esclusivamente all'obiettivo CO2 se non garantisco contemporaneamente l'obiettivo primario, che è quello di dare il servizio per cui questo apparecchio viene installato ed acquistato. Per cui, a parità di comfort termico, con l'installazione di un ibrido riusciamo immediatamente ad ottenere tutti i vantaggi che abbiamo visto nelle tabelle, nei grafici presentati dall'ingegner Musazzi. L'ibrido ha un'enorme capacità di adattamento, un'enorme flessibilità, lo abbiamo già visto, quindi non voglio ripetere tutto ciò che è stato già detto, però appunto proprio per questa capacità è un elemento, un prodotto fondamentale per l'esistente. Abbiamo visto negli anni, sappiamo che lo zoccolo duro, quello su cui bisogna incidere per ridurre i consumi energetici e ridurre le emissioni, è il patrimonio edilizio esistente, perché sul nuovo possiamo fissare tutte le regole che vogliamo, possiamo ottenere edifici ad energia quasi zero, a zero emissioni. Chiaro, c'è tutta la possibilità e tutta la tecnologia disponibile per ottenere il massimo, ma l'esistente va gestito e l'ibrido sicuramente esplica il massimo delle sue potenzialità qui. E proprio per questo anche gli ultimi interventi, anche di incentivazione, ci stanno mostrando un enorme successo di questi apparecchi. Non a caso sulla sostituzione si ricorre all'ibrido, non a soluzioni monoenergetiche. Quindi è un qualcosa che si adatta a qualsiasi circostanza ed è per questo che riteniamo che sia un prodotto vincente, benché noi chiaramente perseguiamo l'approccio multitecnologico e multienergetico, quindi tutte le tecnologie vanno bene se adatte all'obiettivo che stiamo cercando di raggiungere. Ma l'ibrido è un qualcosa in più, perché come diceva Darwin, non sopravvive chi è più intelligente o più forte, ma chi è più capace di adattarsi alle circostanze. L'ibrido certamente si adatta a tutto. Tra l'altro è un apparecchio presente, del presente che guarda al futuro, perché non è soltanto una tecnologia bridging o ponte verso la decarbonizzazione, ma è un apparecchio che ci porterà alla decarbonizzazione totale, e qui vengo poi al punto essenziale della domanda, perché avremo da un lato l'indirizzo verso l'elettrificazione, ma dall'altro l'utilizzo di un gas che sarà sempre più decarbonizzato fino ad arrivare al 2050 probabilmente ad essere totalmente decarbonizzato. Quindi unire i vantaggi dell'elettricità, che sarà sempre più rinnovabile, ma oggi ricordiamoci, quando a volte si identifica il mondo della combustione come quello degli inquinatori. Noi siamo quelli che inquinano perché utilizziamo apparecchi fossili. Allora, gli apparecchi non sono fossili, sono fossili al più i vettori energetici, le fonti energetiche. Quindi gli apparecchi sono in grado di utilizzare fonti rinnovabili e fonti fossili, dipende da cosa viene utilizzato per alimentarli. Questo è il primo punto. E secondo punto, oggi l'elettricità non è rinnovabile al 100%. Una quota di elettricità è rinnovabile, sarà circa il 35-36, quello che è in Italia al momento, ma sicuramente anche l'elettricità non è rinnovabile. Quindi l'insieme però di elettricità parzialmente rinnovabile, gas parzialmente rinnovabili e in futuro spostamento verso il tutto rinnovabile ci garantirà di raggiungere gli obiettivi. Ma gli obiettivi non si raggiungono con una tecnologia unica. Oltretutto, altra cosa importante, oltre a quello che abbiamo noi come visione, la visione dell'industria che può essere sempre vista come un po' una visione di parte, nelle linee guida della Commissione europea sull'applicazione dell'Energy Efficiency First Principle, sul principio dell'Energy Efficiency First, l'ibrido è indicato proprio come una soluzione virtuosa, come un esempio virtuoso, perché è in grado di garantire la flessibilità energetica e l'uso efficiente dell'infrastruttura esistente, perché anche questo non va dimenticato. L'Europa sta guardando, oltre che alla decarbonizzazione, anche ad un altro modo per decarbonizzare, che è quello di evitare di impattare sull'ambiente in altro modo, quindi cercare sempre più di andare verso la circolarità, verso la riduzione, l'utilizzo efficiente dei materiali e delle infrastrutture. Quindi se abbiamo delle infrastrutture molto valide, queste vanno utilizzate. L'infrastruttura gas europea e nazionale, nel caso specifico, visto che stiamo parlando in Italia, ha
ha ancora molto da dire e da dare. Per cui, poiché è un apparecchio molto flessibile, già oggi al netto della decarbonizzazione del gas riesce a dare dei risultati molto molto vantaggiosi. Oltretutto abbiamo il tema del sovraccarico delle reti elettriche in questo momento. È vero che in prospettiva avremo degli ampliamenti delle reti, avremo tutto ciò che ci viene promesso e che arriva dai vari recovery plan, ma nel frattempo la rete è questa. Quindi potrebbe capitare che se andassimo a spostare tutti i consumi di riscaldamento verso l'elettrico avremo dei sovraccarichi. E quindi si parla di apparecchi smart. Utilizziamo apparecchi monoenergetici smart che abbiano dei dispositivi in grado di capire se la rete sta andando in sovraccarico e quindi spegnerli. Peccato che se l'apparecchio monoenergetico, nel momento in cui lo spengo, non mi sta dando il servizio per cui l'ho acquistato. Quindi sarò contenta perché consumo meno energia, ma la sto consumando a fronte di non avere servizio, per cui avrei pagato volentieri probabilmente quella bolletta. Invece, la vera smartness è nell'apparecchio intelligente multienergetico che è in grado di capire qual è lo stato della rete e spostarsi verso un altro vettore, lasciando a parità di condizioni l'utilizzatore finale. Anche questo è un vantaggio enorme che aiuta anche il processo di elettrificazione, perché consente di andare verso l'elettrificazione senza dover stravolgere in poco tempo tutta l'infrastruttura. In più parliamo di efficienza energetica. Efficienza energetica è il primo aspetto per fare efficienza energetica, il primo elemento è sostituire gli apparecchi esistenti. Abbiamo visto in tutti questi anni con i nostri studi, ma anche non solo nostri, ma tutti gli studi di settore, che già sostituire un apparecchio vecchio con uno nuovo a parità di combustibile, quindi gas, si risparmiano 15-20%, si riducono del 15-20% i consumi di gas. Se ci spostiamo verso un ibrido, i consumi di gas si riducono di circa il 60%, beh, crescerà un po' il consumo elettrico, ma comunque andiamo verso efficienze molto elevate. I numeri ce li ha mostrati Federico, prima. Se questi apparecchi fossero alimentati con green gas, sicuramente i risparmi sarebbero ancora maggiori. Tutto questo, e l'abbiamo visto anche negli schemi, ma l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo quotidianamente negli studi che provengono da tutta Europa, perché un po' dappertutto si sta analizzando la potenzialità dell'idrogeno nelle reti e soprattutto quindi le potenzialità dell'idrogeno nel mondo heating, stiamo vedendo che i risultati sono molto interessanti e sicuramente ci aprono nuovi scenari per il futuro. E proprio perché abbiamo questi nuovi scenari aperti, oltretutto noi stiamo lavorando tanto come industria per far evolvere ulteriormente i nostri apparecchi. La nostra industria non si ferma mai, siamo in continua evoluzione e già tutti abbiamo apparecchi in grado di bruciare combustibili rinnovabili. 100% di biometano può essere bruciato nei nostri apparecchi come miscele di metano e idrogeno. Proprio perché dicevo, ci sono tutte queste prospettive che come associazione abbiamo un approccio orientato al tutto è possibile, tutto si può fare e alla neutralità tecnologica. La nostra visione anche sui green gas, quindi, fa parte di questo approccio multitecnologico ampio, ispirato a principi di sostenibilità e fattibilità ambientale, sociale ed economica. Quindi non guardiamo solo all'ambiente, che è fondamentale, ma sono anche fondamentali gli aspetti sociali ed economici, perché non tutti sono in grado di sostenere i grossi cambiamenti. Quindi partire con un approccio del tipo sostituisco un apparecchio con un apparecchio che mi consente sì di ottenere grossi benefici, ma che non mi impone di rimanere al freddo per una serie di motivi, allora credo che questi siano i principi, dei principi sacrosanti. Noi riteniamo che la chiave per la decarbonizzazione siano le tecnologie efficienti e i vettori energetici rinnovabili senza preclusioni, per cui qualsiasi tipo di approccio oltranzista che dica beh, al settore riscaldamento non diamo l'idrogeno perché a quel settore non serve, noi sicuramente non siamo su quella, non siamo su quel filone lì, perché dal nostro punto di vista
Non abbiamo la sfera di cristallo, quindi noi non sappiamo quale sarà l'utilizzo migliore di un certo vettore piuttosto che un altro. Riteniamo che tutto debba essere aperto e che tutte le tecnologie debbano avere pari possibilità di sviluppo, perché comunque le potenzialità sono enormi. Un'altra domanda che un partecipante ha scritto è: quali sono i vantaggi degli apparecchi ibridi in fase di produzione di acqua calda sanitaria? Magari parto io, poi Gabriele aggiunge qualcosa Va bene, se va bene. mi manca qualche pezzo. Allora, vantaggi innumerevoli, anche lì dipende dall'uso, dall'impiego. Supponiamo di aver sostituito una vecchia caldaia a gas che occupa uno spazio limitato all'interno di un mobile in cucina, cosa abbastanza frequente. Faccio un esempio molto pratico. Sostituire questo apparecchio con un ibrido comporta un impatto minimo in termini di spazio, perché rimetto al posto della caldaia l'unità interna, che di fatto è molto simile ad una caldaia, è una caldaia, e l'unità esterna la metterò all'esterno. Questa unità interna è in grado di produrre acqua calda sanitaria in istantaneo, quindi non abbiamo bisogno di un bollitore d'accumulo che sarebbe stato necessario invece in caso di un apparecchio tutto elettrico, perché non avrebbe avuto la possibilità di una produzione istantanea. Quindi già questo è un vantaggio in termini di spazio. In termini energetici, invece, ci può essere un'integrazione, per esempio un preriscaldo a cura della parte in pompa di calore e poi una continuazione, diciamo un booster dato dalla parte caldaia, per cui si riesce a produrre acqua calda sanitaria con un'efficienza maggiore. Insomma, diciamo, in sostanza questi dovrebbero essere i vantaggi principali. Non so se Gabriele viene in mente qualcos'altro. Ma allora, sicuramente quello che hai detto tu, pensando, ragionando sulle soluzioni ibride con accumulo per l'acqua calda sanitaria, va sicuramente tenuto conto che l'acqua calda sanitaria è un accumulo termico, quindi è una batteria termica, se preferite. È una batteria termica che ci permette di accumulare calore, quindi sfruttare l'energia in un determinato momento della giornata, quando ad esempio magari siamo alimentati dal fotovoltaico. E quindi può lavorare la pompa di calore con calma per scaldare l'acqua calda che ci servirà per gli usi sanitari e poi poterla utilizzare nelle ore notturne, la sera. Questo sicuramente, e contemporaneamente c'è il contributo del generatore a gas che può sopperire ad eventuali mancanze di questo tipo. Quindi nel momento in cui non hai l'acqua calda fatta con l'energia elettrica rinnovabile, puoi farla istantaneamente con una soluzione a gas. Quindi sicuramente è un'ottimizzazione dell'uso dei vettori energetici per questo servizio, cioè quello dell'acqua calda sanitaria, così come per il servizio del riscaldamento. Ma volevo tornare sul tema del tecnologicamente neutro per rafforzare quello che diceva l'ingegner di Prenda. Penso, spero che si sia capito dai nostri interventi. No, il nostro non è assolutamente un approccio sulla difensiva, anzi, è dire spingiamo di più, facciamo crescere le rinnovabili, facciamo crescere le soluzioni per l'efficienza, ma evitiamo il più possibile, diciamo, di usare degli slogan, un approccio dogmatico. Quindi discutiamo sui numeri e sulle prospettive vere. In passato ne abbiamo vissute troppe di queste situazioni. Esempi di diciamo, situazioni non tecnologicamente neutre. Un tempo si diceva all'interno di alcuni dispositivi legislativi solo apparecchi autonomi per il riscaldamento, poi è cambiata la moda, solo apparecchi centralizzati. Queste sono tutte cose che turbano il mercato, quindi piuttosto fissiamo dei requisiti in termini di salti di classe, di rendimenti che devono essere migliorati, ma evitando questo tipo di approccio. Un altro tema che rischia di essere molto ideologico, ma poco, diciamo, efficace nella pratica, è quando andiamo a parlare di rinnovabili. Noi oggi diciamo chiaramente che fissare un valore di un
Prima era 50%, adesso è diventato 60% di copertura degli edifici con fonti rinnovabili. È un approccio, dal nostro punto di vista, sbagliato, che se vogliamo metterla sul piano solamente comunicativo o di slogan, va benissimo. Se vogliamo invece andare a considerare quello che è il vero panorama edilizio, noi possiamo tranquillamente dire che in molti casi possiamo spingere anche di più, quindi quel valore è limitato. In altri casi magari ci sono delle considerazioni diverse, quindi approccio tecnologicamente neutro significa considerare le potenzialità e evitare, diciamo, di scrivere su carta delle cose che da un lato limitano tutta la capacità dell'industria di esprimere la propria forza e poi danno spazio a tutta una serie di deroghe per impossibilità tecniche, di cose che poi sono, diciamo, controproducenti ai fini degli obiettivi. Quindi ecco il messaggio forte che vorrei che passasse anche da questo webinar. E che la nostra strategia è una strategia di attacco, assolutamente. Quindi noi vogliamo spingere sempre di più, però farlo sui numeri e su un confronto vero e non ideologico. Ok, grazie per questa puntualizzazione. Sì, poi dato che era stato anche citato da Gabriele lo studio, c'è un partecipante che ha chiesto anche, perché aveva seguito il webinar dello scorso anno e aveva trovato interessante anche il programma di ricerca che avevate citato nel webinar di un anno fa. Insomma, ci sono dei link di riferimento anche per la ricerca che insomma, avete citato con l'università, quindi magari non so, li possiamo anche mandare in un secondo momento, non so se sono pubblici, se vuoi rispondere, Federico. No, noi allora l'obiettivo, uno degli obiettivi per cui facciamo anche questi studi ovviamente è di diffonderli il più possibile. Quindi questo studio è stato presentato anche pubblicamente alla fine dell'anno scorso e quindi è assolutamente visionabile. Chi poi è interessato ci può contattare, quindi forniremo tutti i riferimenti. Quindi sì, Ok, ma è anzi. un link pubblico perché lo possiamo mettere agli atti oppure lo mandiamo solo, insomma, agli No, interessati? possiamo farvi avere, diciamo, uno dei primi approcci per entrare nello studio è quello di visionare una sorta di executive summary, perché quello dà, diciamo, una sintesi. Dopodiché c'è uno studio più completo. Per chi vuole approfondirlo, quindi non vedo problemi, anzi, ben venga. Per quanto Ok, grazie. riguarda i programmi di ricerca, le iniziative, noi diciamo, è un lavoro continuo, quindi collaboriamo costantemente, quindi quello che avevamo presentato l'anno scorso, negli scorsi anni, continua su più fronti, quindi assolutamente sì. Ok, allora un'altra domanda, in parte ha già risposto Valentina da Punti. Allora, il partecipante scrive: sorge spontanea una domanda. Dopo la recente incentivazione del superbonus per i generatori di calore, si dovrebbe incentivare solo convertitori per fonti che determinano una reale decarbonizzazione? Quindi in parte è il messaggio anche che ha lanciato Federico, però insomma io ve la leggo la domanda del partecipante. E chiede quindi per la decarbonizzazione utilizziamo i generatori di calore combinati alle pompe di calore ed è la tecnologia più coerente, ci sarà realmente una riconversione verso produzioni decarbonizzate? Beh, penso che l'intervento di prima è stato un po' in questa direzione, nel senso che, come dicevamo, non solo quello che ho detto io, ma anche quello che ha detto Federico giusto un attimo fa, noi siamo orientati alla decarbonizzazione, ma utilizzando tutti i vettori energetici.
Non siamo fossilizzati sul concetto che il gas è fossile. Ecco, questo è un nostro, diciamo, un po' il nostro mantra. Anche il gas può essere, sarà rinnovabile. Il gas avrà un ruolo ancora nel nostro settore, però rinnovato, rinnovabile, e la parte elettrica avrà un ruolo sempre più importante, anche e soprattutto grazie agli ibridi. E anche la parte elettrica, ripeto, deve essere a sua volta adeguatamente decarbonizzata, perché oggi lo è, ma non totalmente. Quindi chi oggi pensa che installando un apparecchio elettrico sta facendo decarbonizzazione, oggi sì, la sta facendo, cioè sta aiutando il processo, ma non è tutto decarbonizzato quello che sta utilizzando. Così come nel momento in cui si sceglie un ibrido, si sta accompagnando il processo di decarbonizzazione, questo sarà sempre meglio attuato negli anni, quando avremo quote crescenti di rinnovabili nel gas e quote crescenti di rinnovabili nell'energia elettrica. Certamente le nostre tecnologie sono a supporto della rinnovabilità. Aggiungo una cosa, l'ha citata un attimo Federico all'inizio, sul fronte Green Gas. Stiamo sviluppando tanti prodotti e fra pochi giorni sarà anche pubblicata una specifica tecnica per la progettazione e l'immissione sul mercato di prodotti che possono in grado di lavorare, di bruciare miscele di idrogeno al 20% e gas naturale. Quindi già la tecnologia è pronta e sarà anche certificata per questo. Qualcuno ci dirà: beh, ma l'idrogeno non ce l'ha in rete, vero? Però è anche vero che questa tecnologia è pronta per utilizzarlo, quindi è pronta per il gas rinnovabile e per la riduzione quindi delle emissioni, quindi per la decarbonizzazione. Ok, una domanda che si collega anche a quest'ultimo, un partecipante chiedeva: il tasso di sostituzione degli apparecchi era anche presente nella relazione di Federico, se non sbaglio, anche a livello di tassi. Comunque chieda: il tasso di sostituzione degli apparecchi esistenti ad oggi verso quelli ibridi è ancora troppo basso? Provo io a rispondere, poi se i colleghi vogliono completare. Allora, il superbonus indubbiamente ha aiutato. Quindi il 2021 è stato un anno straordinario dal punto di vista del mercato. Però ecco, da solo non è sufficiente. Quindi è sempre stato detto che il superbonus era ed è una misura shock per dare una scossa in uno dei settori, diciamo, che può aiutare a risollevare, in effetti è stato così, in qualche modo ad affrontare l'emergenza, però ecco, bisogna riuscire a passare da un anno straordinario a diciamo, un trend strutturale. Quindi, diciamo, l'esperienza che noi abbiamo è che fino a prima del superbonus, il tasso di riqualificazione era insufficiente per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. L'ultimo anno è stato un anno sicuramente positivo, la sfida è cogliere diciamo, gli aspetti positivi, trovando un modo ovviamente anche per, dall'altra parte, avere un decalage degli incentivi, insostenibile avere degli incentivi di questa misura appunto indeterminata. Però è innegabile che se vogliamo raggiungere obiettivi di crescita sulle rinnovabili, di contenimento dei consumi energetici, bisogna fare leva sul parco edilizio, sulla parte impiantistica, con dei valori molto superiori rispetto alla media degli ultimi 10-15 anni, ad eccezione dell'ultimo anno. Ok, allora anche in collegamento a quanto diceva poco fa Valentina da Conti, un partecipante chiede: ma ho capito bene che il gas è una risorsa rinnovabile? Lo possiamo escludere per favore? Allora, vuole capire insomma la partecipante in che senso viene citato il gas come una risorsa rinnovabile. No, allora, rinnovabile quando. Perché è stato citato appunto il green gas, no? Per quanto riguarda il gas climaticamente neutro, però insomma se volete insomma puntualizzare, dato che la partecipante ha fatto questa Il metano domanda. capitato,
Oggi non è green gas, è gas naturale, è una fonte fossile, non c'è dubbio. Però ci sono produzioni di biometano, ad esempio, e quello è un green gas, che ha tra l'altro le stesse caratteristiche del metano, quindi se immesso in rete viene bruciato con lo stesso livello di sicurezza del metano, con gli stessi apparecchi, senza neanche necessità di adattarli o di regolarli, senza neanche necessità di ulteriore regolazione. E l'idrogeno, quando sarà immesso in rete, contribuirà a decarbonizzare il gas, perché l'idrogeno di cui parliamo è idrogeno green o al più idrogeno blu, che è un idrogeno a basse emissioni, mentre il green è prodotto totalmente da fonti rinnovabili, ad esempio per elettrolisi e tramite utilizzo di, non so, energia elettrica proveniente da eolico o da fotovoltaico, quindi assolutamente rinnovabile, oppure può essere blu mediante cattura di CO2. Quindi in ogni caso nel bilancio tra quella che si cattura e quella che si emette, il bilancio è poi negativo, nel senso che si emette meno di quanto si cattura, per cui anche l'idrogeno blu avrà un ruolo. Però il gas che bruciamo oggi normalmente non è rinnovabile, a meno che in qualche zona non immettano percentuali, piccole percentuali di biometano, ma mediamente oggi non è riconosciuta nessuna quota di rinnovabile al gas. Questo per fare chiarezza sull'oggi, noi stiamo facendo un discorso in prospettiva, stiamo parlando di orizzonti 2030-2050 e in prospettiva vediamo un ruolo dei green gas nel nostro settore. Questo vorrei essere chiaro, perché non vorrei che si pensasse che abbiamo detto che il metano è un green gas. Oggi non lo è assolutamente. Ultimissima domanda che vi leggo è che il partecipante scrive: chiaramente ci sono dei casi in cui è necessario l'ibrido, specialmente se l'abitazione non è coibentata, ma allora forse si potrebbe optare per altre forme di riscaldamento, per esempio biomassa. Ok, no, beh, allora, come tutti gli interventi, sia il mio che quello di Valentina che di Federico, hanno sottolineato, va visto da situazione a situazione, da contesto a contesto. Quindi sicuramente ci potrebbero essere delle soluzioni, dei contesti in cui, piuttosto che usare un ibrido, è più opportuno utilizzare un generatore a biomassa, senza dubbio. Ma noi non precludiamo la strada, la possibilità a nessuno. È una valutazione che deve essere fatta di volta in volta, ma quello che ci preme, e penso che sia risultato evidente dai nostri interventi, è che non si precludano a priori certe scelte tecnologiche. Quindi poi sta al progettista, alla bravura del progettista, del termotecnico, trovare la soluzione migliore per il contesto specifico. Se non ci sono altre domande, Clementina, magari volevo spendere paio di Prego, minuti prego, no, non ci sono altre domande. Grazie. per una riflessione che facevo appunto ascoltando gli interventi dei miei colleghi e anche sentendo quelle che erano le domande dal pubblico. Si parla ovviamente sempre di principio cardine del discorso su cui stiamo girando, è la decarbonizzazione, quindi la riduzione degli inquinamenti, dell'inquinamento, la riduzione delle emissioni di CO2. Indipendenza da certi vettori energetici e quant'altro. E Valentina, nel suo intervento, faceva presente quanto possa risultare ancora importante, in particolare per l'Italia, la rete gas già disponibile, quello che già abbiamo. E su questo ragionavo e lascio magari come spunto di riflessione, perché chiaramente non è oggi la sede per poter fare questo tipo di approfondimento, però. Se andassimo a fare un discorso globale in termini di impatto ambientale, in termini di riduzione appunto, dell'impatto ambientale, sì. Parlando quindi di economia circolare, di sostenibilità ambientale e quant'altro, sarebbe importante capire quelle che sarebbero le soluzioni migliori, ottimali, per avere questo tipo di per conseguire questo tipo di obiettivo. Riflettevo su un dato che credo fosse stato elaborato proprio da Terna qualche anno fa, ovvero che se facessimo il confronto tra quanto costa realizzare un chilometro di elettrodotto e un chilometro di gas, il chilometro di elettrodotto costa dalle 4 alle 5 volte di più. Posso immaginarmi
che anche in termini di impatto ambientale, scelta dei materiali, lavorazioni e quant'altro, realizzare un chilometro di retrodotto ex novo piuttosto che adeguare dove è necessario un chilometro di gasdotto per poter eventualmente accogliere fonti energetiche rinnovabili, gas rinnovabili, come potrebbero essere percentuali maggiori di idrogeno, perché con il 20% non ci sono particolari problemi, andando su ovviamente con le percentuali fino al 200%, la rete gas comunque dovrebbe essere adeguata. Mi domando quale potrebbe essere la soluzione con minore impatto ambientale. Io sono convinto che nel computo totale, appunto, guardando un approccio di LCA, Life Cycle Assessment, potremmo trovare delle risposte molto interessanti che magari non saranno unidirezionali, quindi diranno che una soluzione è sempre meglio dell'altra. Ma ritornerà al discorso che dicevamo prima. A seconda delle situazioni del contesto, potrà essere meglio propendere per una soluzione piuttosto che per l'altra. E questo, a maggior ragione, ci porta a dire che la neutralità tecnologica, la diversificazione dei vettori energetici è la carta vincente per ottenere gli obiettivi di decarbonizzazione. Allora, vediamo se prendiamo un altro spunto per un prossimo incontro e mi ha fatto piacere anche ascoltare il messaggio che ha lanciato Federico a nome di tutti, cioè insomma che la vostra apertura ovviamente a ragionare su questo tema piuttosto che insomma per trovare soluzioni appunto perché l'obiettivo comune è proprio quello della decarbonizzazione. Quindi, grazie ancora. L'obiettivo di questa campagna informativa, lo ricordo, è anche questo, insomma, aprire un dialogo anche con le aziende del settore e supportarle, oltre che informare i decisori e i cittadini su questo importante tema. Allora, vi ringrazio molto. Gli atti saranno pubblicati online e i partecipanti, se avessero altri spunti di approfondimento, restano a disposizione dei relatori oggi presenti. Vi ringrazio molto per il vostro, insomma, tempo e per le vostre relazioni. Grazie. Grazie a voi e Grazie a complimenti voi. per l'iniziativa. Arrivederci. Grazie, allora a presto. Buona giornata a tutti e grazie anche ai partecipanti per, insomma, il solito interessamento. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.